Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi e già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore. Con le mani, con le mani, con le mani. Ciao, ciao. Con i piedi, con i piedi. Al pubblico. Cominciamo da Ivan. Mi verrebbe da dire che non t'ha caricato del tutto, perché soprattutto in quella fase lì ti sei persa proprio come ritmo, però tutto molto carino, sinceramente tutto molto carino. Peccato quel passaggio un po' vuoto. Però se vuoi te lo rifaccio. Ma so che sei fatto. Rifallo. Dai, più. Sentiamo Fabio. Allora, molto carina la messa in scena, se però non fosse la quinta puntata. Cioè sarebbe una cosa molto furba alla seconda, terza puntata fare quella che non sa fare dei movimenti. Però io ho una costola rossa. Certo, sì, però va bene. Di tanto siamo... Quello è verissimo. Cioè... Però siamo anche alla quinta puntata. Vero. E ci sono stati degli errori. Tant'è vero che quando hai detto ciao ciao io pensavo ti fossi talmente arrabbiata che non ti era venuta bene la coreografia. Ma l'hai presentato bene? Sì, quello sì. Vedi che l'ho fatto bene. Io ho detto a Caroli, ma se ne sta andando. Dice no, fa parte della... Perché ho detto, ha visto che ha sbagliato. Per cui ci sono degli errori un po' gravetti, nonostante lui sia stato bravo e ti ha fatto fare quello che si può fare con quello che hai detto. Quello purtroppo... Sto penalizzando anche lui, perché più di tanto ovviamente movimenti non se ne possono fare. Vediamo. Ok, allora, sinceramente tutta la prima parte che fa la bambola sembra una cosa tanto tanto facile. No, no, non è, veramente, non scusami, tutti... Scusami Caroline, chi non balla non sa. Non sanno. Lo... Troppo. No, certe cose che sempre è una banalità che veramente è difficile. Quello che ha detto Ivan è giusto, che hai perso proprio il momento che voi eravate insieme, hai perso un pochettino i passi, però diciamo che è sempre elegante. Io non dico che le coreografie ogni settimana deve diventare ancora più difficile, e deve essere anche semplice ma fatto per bene. Stai sempre migliorando, e poi giustamente con i vari problemi che con le costole, cioè, hai fatto giusto questo, e a me piace. Brava Carlo. Guillermo. La bambola che si rompe. No. Mi ma piace. Non lo dire, Guillermo, non lo dire. La bambola che... Come fai bene la bambola che si rompe tutta? Mi piace tantissimo. Guarda che c'ha ragione la Smith. Cadere, andare avanti, andare indietro, aprire le gambe, poi cadere così. È veramente molto più difficile di fare quattro passetti di Charleston, che dove te sei un po' persa in alcuni punti, ma eri una a parte complimenti alla produzione per quel filmato favoloso che mi è piaciuto tantissimo. A me hai convinto, perché comunque sia c'è un rapporto fra te e lui che sta crescendo ed è bello. Mariotto, scusa, hai massacrato la Lambertucci, che comunque due passi li ha fatti.
Cioè adesso stai dicendo che stasera non l'ho massacrata, gli ho dato, era perfetta, oh, ma tu ce li ho dato 7. Ah sì, vabbè, per il voto, per te ho dato un pizzo, così che può essere 10 come può essere 0. No, ti ho sentito parlare, adesso stai dicendo che era tutto perfetto. La bambola rotta mi piace molto. Però scusa, se a lui è piaciuto, lascialo così. Lasciami, mi piace. Adesso, massacrala tu. Massacrala tu. Come influenzare? Massacrala, che cosa vuol dire? Massacrala. Secondo me c'è un certo condizionamento, Mario. No. Sei troppo buono. E tutti e due insieme. Sei troppo buono. No, allora, io penso questo. L'altra volta siamo stati molto buoni perché naturalmente c'era stato un incidente e quindi abbiamo abbonato. C'è la frattura, diciamo così. La frattura, non ne parliamo, ma c'è. La frattura stiamo. C'è quindi, ancora. Sì, è chiaro che sta meglio, ha potuto per fortuna ballare. Ecco. Io trovo che ci sia una certa generosità nel dire: beh, vabbè, però la bambola rotta l'ha fatta bene, sì, si è persa, però poi ha recuperato. Quello che pensi, allora, la bambola rotta, l'ha fatta bene. Ma è tanto simpatico stasera, Mariotta. Siccome eri rotta, lo facevi bene. Poi dopo, quando ti sei aggiustata, poi hai sbagliato, però vabbè. Allora, insomma, bisogna giudicare quello che sei. Angelo, fammi parlare, che sembri Mammucari. Allora... Va bene. Però parla del tuo giudizio, non degli altri giudizi. Posso commentare quello che hanno detto gli altri o non posso commentare? No, perché lui stasera è buono, lascialo. Perché hai ragione, pure tu, però ci sei buono. Tu tremenda hai con ragione, noi. Però stavo parlando anche degli altri. Insomma. Allora Paola, in realtà non ha funzionato molto, ma detto questo, io penso che siamo ancora un po' a Monza, anzi a Brugherio. Io credo che tu debba osare veramente, se vuoi, diciamo così, ormai siamo quasi a metà programma, avere una svolta. Tu conducevi un programma bellissimo che si chiamava La Talpa, in cui c'era gente che leccava i serpenti, mangiava scorpioni. Ecco, tu qua devi mangiare uno scorpione, cioè non in senso letterale ovviamente, ma devi fare qualcosa che ci stupisca veramente. Questo lo dico ad Angelo, cioè devi veramente come dire, lasciarci basiti, perché altrimenti rischi di passare nel ballo, ovviamente, inosservata. Quindi io voglio proprio che tu faccia una cosa per cui torni a casa e tutti ti tolgano il saluto, perché dico purtroppo finché non puoi fare. Non è una questione solo fisica, è una questione di attitudine. Cioè ti voglio vedere. C'era una concorrente qua che era Rosalinda Celentano, che faceva delle cose assurde che non capivamo, ma era interessantissimo. Io da te voglio vedere una cosa assurda, ma che da Paola Perego non mi aspetto. Qua della bambola rotta, a me non me ne frega niente. Io ti voglio vedere una versione. Però non ti arrabbiare, inedita. È diventata tutta rossa. No, aspetta, mi arrabbio con sorriso. Mi arrabbio perché invece io vorrei che ci stupisca. Ma non è rabbia. Pereghissima. Non è rabbia, è enfasi. Vai Sara. È passione. Mamonea. Io sono completamente d'accordo con Selvaggia questa sera. Non è vero. Neve su Roma. Giuro. Che ci sia invece una sudditanza psicologica da parte di alcuni giurati, un po' un comportamento da figli e figliastri. Fai i nomi, please. No, i nomi lo sapete perché voi, non è che devo essere io non sono un in giuria, non bello, giudico. Una cosa buona. Possiamo commentare dopo la votazione, io non giudico, così capiamo. No, però Sara, voglio dire che io capisco benissimo i problemi che ha Paola, ma non credo che lei voglia essere trattata da bambola rotta. Lei è lì, ha fatto tutto quello che poteva con i mezzi che hanno ad oggi, vuole essere giudicata per quello che ha fatto, quindi bambola rotta anche no. Perché? Perché no? Ha fatta bene la bambola rotta. Ma no, che vuol dire bambola rotta? E poi un'altra cosa, Mariotto, quando parli di ballo non si usano questi termini, tronchi, bambole rotte. Ma te hai mai ballato? Ma lo sai cosa vuol dire sentire quelle emozioni che tu tanto parli? Ma bambola rotta chi? E l'ha fatta davvero, rotta, la voleva fare la bambola che rotta. Che ti fa male perché ci hai messo dentro del sacrificio. Ma quale vipera? Bambola rotta? Tronchi, ma quale tronchi? No, io non ho mai detto tronchi. No, ma a Paola ho no. Ho detto cipresso. Allora, io non avrei mai pensato. È diverso. Non avrei mai pensato di aver difendere Mariotto. In realtà io stavo facendo la bambola rotta. Però Mariotto, io ti difendo, ma una condizione. Che tu ti fai un foglietto con tutti i nomi dei concorrenti e non chiami più il sardo, brava, la moglie di Frizzi, perché hanno dei nomi e sono dei professionisti. Non mi vengono lì per lì. Scriviteli. Mi è distratto. Io mi è molto distratto. Però, cosa c'è di male? Io difendo Mariotto perché
ancora dopo 18 anni che vede e giudica dei balli, sorprendersi di Mariotto francamente no. Cioè, però bisogna dire proprio tu, volta, proprio dai, tu. Ma infatti proprio io ti rammento un'altra tu. Volta, non esagerare Mariotto, non esagerare. Allora andiamo non è Mariotto. Con i voti, giuria, prego. Ivan Zazzaroni, 6. Fabio Canino, 4. Carolyn Smith, 6. Silva Gianlucarelli, 4. Guillermo Mariotto, 5. Perun Giugiardi, 25 punti. E ad ogni modo, ragazzi, questo non vuol dire ancora nulla. C'è il vostro giudizio da casa, quindi per sostenerli, votate Paola ed Angelo. Grazie. Ciao.